sguardo. Presidente, iniziamo. Okay. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa prestigiosa sala consiliare che farà da cornice all'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 della società d'arte Alighieri, Comitato di Treviso. Prima di dare inizio alla cerimonia, comunico che sono a disposizione sul tavolo posto all'ingresso gli attestati di partecipazione all'evento di oggi per docenti e studenti, il periodico della Società d'Arte Alighieri di Treviso, Dante sul Ponte, il programma dell'anno accademico 23-24 della Società d'Arte Alighieri e il regolamento del concorso Parole Verdi che verrà illustrato tra poco dalla Presidente. Apriamo il pomeriggio con il dolce e delicato suono dell'arpa. Melanie Giudi Fiorentini eseguirà di Domenico Scarlatti sonata K234 e sonata K322. A te Melanie. Grazie Melanie per questa musica che ci introduce al tema dell'incontro di oggi. Buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie per aver accolto con entusiasmo e partecipazione la nostra proposta. Siamo convinti che la cultura, l'arte, la letteratura siano l'unico strumento veramente efficace
per superare il dolore, le sofferenze, i veleni dei nostri tempi e per restare umani. Benvenuti quindi in questo prestigioso salone del Palazzo dei 300, Palazzo di Città, un luogo ricco di storia e bellezza. Il nostro grazie al Presidente del Consiglio Comunale, signor Dotto, per la concessione degli spazi, all'amministrazione comunale per il patrocinio e in particolare al Sindaco, attualmente anche Assessore alla Cultura, qui rappresentato dal Vice Sindaco, Dottor Alessandro Manera. Permettetemi, come sempre, di dare il benvenuto prima ai giovani, innanzitutto alle studentesse dell'Istituto Mazzotti, che sono le nostre hostess impegnate nell'accoglienza, e le studentesse e gli studenti del Liceo Duca degli Abruzzi, oggi numerosi, accompagnati dalle professoresse Facchini e Scalia e alcuni studenti del BESTA con la professoressa Dettore. Un cordiale e affettuoso benvenuto ai soci, ai docenti, che ci auguriamo possano seguirci anche nei prossimi incontri. Un benvenuto speciale al professor Alberto Casadei, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, nonostante i suoi numerosissimi impegni, sottoponendosi anche a un vero tour de force. Arrivato da Pisa, riparte per Milano tra un po'. Saluto e ringrazio per essere qui con noi con la professoressa Paola Schiamon, referente per la storia e cultura veneta presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, in rappresentanza della dirigente dottoressa Barbara Sardella. Saluto il dottor De Donà, direttore del nostro periodico Dante sul Ponte, le musiciste e i musicisti dell'Orchestra Giovanile e il loro direttore Deborah Giacomelli, che avremo modo di conoscere e ascoltare più tardi. Un saluto in sala al professor Manacorda, che è scrittore, poeta e studioso anche di Dante, che ci accompagna in questo pomeriggio. Come ogni anno, l'avvio dell'anno accademico del Comitato Dante di Treviso è inserito nell'ambito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, ormai alla sua 23esima edizione, promosso proprio dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, l'Enciclopedia Treccani e l'Accademia della Crusca. Tema di quest'anno: l'italiano e la sostenibilità. In particolare, la Dante di Treviso partecipa a questa tematica con un concorso a premi rivolto alle scuole di Treviso e della provincia e che lanciamo proprio oggi in questa occasione. Il titolo è Le parole verdi, la cultura e energia sostenibile. Un percorso partecipato di riflessione sulle parole italiane collegate ai temi della tutela ambientale. 70 parole selezionate da noti linguisti nel dizionario nuovo di Devoto Oli ci aiuteranno ad avviare la campagna per promuovere la conoscenza e l'utilizzo consapevole delle parole italiane legate al lessico ambientale, anche nel loro valore linguistico e sociale. Parole verdi, parole appunto che devono rinnovare il mondo, che devono avere un eco nella nostra coscienza, come afferma Papa Francesco. Sono quindi particolarmente felice di avere qui con noi il Vice Sindaco, nonché Assessore alla Sostenibilità, Dottor Manera, che invito a darci un saluto. Intanto ringrazio io voi di essere venuti qui in questa sala che forse ci riporta anche un po' il tempo di Dante a vederla. Adesso stavo riflettendo, io di solito la vedo da un'altra posizione, però dalla posizione centrale ti dà proprio quell'effetto. E riflettevo, io ho fatto studi scientifici, quindi non classici, però riflettevo esattamente quanto attuale è Dante anche rispetto a molte delle parole che noi diciamo, no? Sarebbe interessante, per esempio, dove metterebbe Dante all'inferno sicuramente. Gli inquinatori, sarebbe interessante questo, dove li metterebbe, o quelli che disprezzano dove vivono, che non hanno considerazione della natura. Non so se siete più esperti di me,
in qualche punto dell'inferno aveva già collocato gli inquinatori seriali, ecco, mettiamola così. E questo perché Dante chiaramente era un uomo del suo tempo e aveva certamente una visione del suo tempo, però è interessante, nella mia, lo dico sinceramente, scarsa conoscenza di Dante, che cercherò di migliorare dopo questo incontro, e questo se lo suggerisco anche ai ragazzi, perché chiaramente in una fase dell'età in cui Dante ti viene proposto non è semplice capirlo. Però quando un arco della tua vita passa, riesci a collocare molto di quello che hai letto su quello che ti è avvenuto durante il tuo periodo di vita che hai già conseguito. E faccio un piccolo esempio. Parliamo di ambiente, di sostenibilità. E Dante parte: nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai con una sella oscura. E finisce uscendo a rivedere le stelle. Cioè parte da un punto sulla natura e finisce con un altro punto sulla natura. Cosa inusuale per un uomo del suo tempo, attenzione, perché spesso la natura, se andava a leggere altri autori, veniva ritenuta quasi un elemento negativo contro l'uomo, perché l'uomo allora lottava contro la natura. Invece lui parte da due parti e finisce con due momenti naturali. Questa è una cosa molto interessante, riflettevo venendo qua, non ci avevo neanche mai pensato, dico sinceramente, voglio essere onesto. Però questo ti fa capire l'attualità di Dante e quanto lo studio di Dante ti può portare a capire i fatti contemporanei. Sarebbe interessante avere uno studioso di Dante che in questo momento possa collocare i politici attuali o i fatti attuali nel mondo all'interno della Divina Commedia. Perché sarebbe veramente, peraltro per l'ego dei politici, sarebbe assolutamente interessante che tutti spererebbero di stare sulla parte alta e probabilmente invece finirebbero sulla parte molto bassa. Però detto questo, riuscire a tracciare un filo comune con un autore come Dante, con il concetto di sostenibilità, è un argomento complesso, voi siete più titolati a farlo, peraltro, e che nella settimana dopo la quale noi siamo tornati da Tallinn, alla fine dell'Europa, vincendo il premio come città più sostenibile d'Europa, è quasi un esercizio curioso, considerando che abbiamo un ponte dedicato a Dante, a Treviso, no? E quindi, questo è un esercizio che lascio a voi che siete gli studiosi, quindi io vi ringrazio nel farlo, vi ringrazio a parte dell'amministrazione, del sindaco, del presidente del consiglio che normalmente siete qua, di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Ho appena fatto un esperimento, peraltro, con i ragazzi qui che saluto, nel vedere quanto poi è difficile trasformare quello che è la coscienza digitale, cioè fare dell'immagine digitale, e prendere dominio della parte analogica, chiedere a loro: parlate adesso. Cioè, sorridono perché ho provato a farlo. Ecco, Dante è molto attuale perché riusciva a parlare allora di fatti del suo tempo. Ecco, questo è la lettura di Dante che volete dare, in questo caso legata alla sostenibilità ambientale, che è il mio argomento. Però provate a farlo come un caleidoscopio della vostra vita e vedrete quanto attuale è Dante rispetto a tutto quello che vedete. Quindi non è ringraziarvi, sicuramente un benvenuto e complimentandovi per la vostra. Grazie. Grazie a tutti voi. Il professor Casadei ci illustrerà e ci parlerà delle selve, proprio delle selve. Ma prima di dare la parola al professor Casadei, vorrei lasciare la parola alla professoressa Schiavon per un saluto, in quanto rappresentante del mondo della scuola, dei giovani, a cui noi come Comitato Dante teniamo proprio tanto come nostri interlocutori. Buonasera a tutti, sì, sono Paola Schiavon, docente del Duca degli Abruzzi in primis, quindi saluto tantissimo e caramente sia gli studenti di questa scuola sia i colleghi che mi vedo con grandissimo piacere anche in questa occasione e come rappresentante anche oggi dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso vi porto i saluti della dottoressa Sabella, che ovviamente avrebbe voluto essere qui, invece è in ben altre faccende affaccendate molto meno belle e così affascinanti come quelle che siamo così portati noi oggi ad affrontare. Faccio parte quest'anno anche del Comitato della Dante, quindi un doppio piacere, un doppio onore essere qui con voi e con un pubblico davvero così numeroso, quindi vi ringrazio tantissimo.
Come ufficio scolastico non posso che rivolgermi in primis appunto ai ragazzi, perché sono il centro della nostra attenzione, e come ufficio scolastico sicuramente quest'anno, come gli altri anni, ma in particolare quest'anno, uno dei focus principali su cui ci stiamo muovendo è proprio quello della sostenibilità, per cui direi che la Dante è sempre assolutamente sul pezzo. Torno su quello che diceva poc'anzi il nostro vice sindaco, con cui ci siamo anche incontrati in varie circostanze nell'ultimo periodo, e cioè sul tema delle parole, appunto la settimana delle parole, Dante, la società Dante Alighieri, che porta avanti appunto un'importantissima attività di divulgazione, di sostegno, di valorizzazione della lingua italiana ovunque nel mondo, e parole che possono essere ovviamente delle pericolosissime armi se usate male, e i nostri studenti purtroppo lo sanno. E sappiamo che l'uso che se ne fa nei social spesso può avere degli effetti estremamente pericolosi e deleteri, ma parole che possono invece essere, anche se bene usate e se soprattutto ben conosciute, un antidoto importante, soprattutto nei confronti di uno di quelli che a mio avviso e anche ad avviso del grandissimo Dante è uno dei più grandi mali, credo, dell'umanità, e cioè l'indifferenza. Per cui saper usare correttamente la vostra lingua, ragazzi, è anche per voi un modo per autotutelarvi, per tutelare, per non girarvi dall'altra parte, per saper esprimere anche i sentimenti che provate, perché a volte, oggi si parlerà di selve, i nostri ragazzi si perdono ben prima nel mezzo del cammino di nostra vita in selve molto pericolose, molto perigliose, per usare un termine più altisonante visto il contesto, da cui io auguro a tutti voi, se dovesse mai capitarvi, di uscire più forti di prima, come è capitato a Dante, e di utilizzare anche quelle selve, anche quegli ostacoli che si frapporranno tra voi e il raggiungimento dei vostri obiettivi, perché è inevitabile, utilizzarli come un momento di crescita. Ricordatevi sempre che la parola crisi significa anche cambiamento, trasformazione, essere capaci di affrontare con le giuste competenze di cittadini responsabili e attivi quella che sarà la vostra vita. Voi siete il nostro presente, non solo il nostro futuro, e vi vedo soprattutto come il nostro presente, quindi imparate veramente che Dante ha una lezione importantissima da darci. Abbiamo visto pochi giorni fa un film, tra l'altro molto interessante, La mirabile visione, in cui si fa un continuo passaggio tra l'inferno dantesco e il mondo attuale. Direi che è un classico proprio perché parla ai lettori di tutti i tempi, quindi anche a voi, arrivando al vostro cuore ma dandovi delle importanti dritte, quindi anche voi seguite vostra stella, come diceva appunto Brunetto al suo allievo Dante, seguite vostra stella, sappiate difendervi, sappiate difendere i vostri compagni, sappiate guardarvi intorno e districarvi in una selva che vi sembrerà meno paurosa. Grazie da parte soprattutto dell'ufficio, grazie a tutti. Bene, entriamo quindi nel vivo dell'incontro, grazie ai nostri ospiti, e partendo dalle... Dai. Vado? Sì. Con l'acqua ancora? Sì. Ancora voce all'acqua, ma prima di dare la parola a Melanie, un breve profilo dell'arpista. Melanie si è diplomata al Liceo Artistico Selvatico di Padova e frequenta il Conservatorio Pollini di Padova. Da 12 anni studia l'arpa sotto la guida delle professoresse Giulia Azzurra Rettore prima, attualmente Tiziana Tomari. Negli anni ha partecipato con il Conservatorio di Castelfranco e con il Conservatorio Pollini di Padova a numerosi progetti di ensemble d'arpa. Dal 2015 fa parte dell'Orchestra Giovani Musicisti Veneti, diretta dal maestro Francesco Pavano, partecipando a concerti, stage estivi, registrazioni e collaborazioni. Dal 2022 fa parte dell'orchestra del Pollini, i Pollicini. Ha collaborato inoltre come solista con la banda musicale Visentin di Treviso, diretta dal maestro Antonio Chiapparì. Durante alcune estati si è esibita presso il rifugio Città di Fiume, provincia di Belluni, in occasione di alcuni eventi organizzati dalla Fondazione Dolomiti UNESCO con la partecipazione dello scrittore Matteo Levitto. Ed ora Melanie eseguirà di Per Chertok, Upside a Emma Midnight. Thank you.
Passo ora la parola alla Presidente, professoressa Maria Giuseppina Vicito. Sì, grazie a Melanie che ha suonato senza spartito, quindi tutto a memoria, bravissima. Entriamo quindi nel vivo dell'incontro di oggi, partendo dalle ragioni della scelta del tema della Lectio Magistralis, le selve di Dante, piante sacre, boschi fatali nella Divina Commedia. Una proposta originale e un tema complesso che ci aiuterà a cogliere da una prospettiva inedita la grandezza della Divina Commedia e il rapporto di Dante con la natura, fonte di ispirazione poetica. L'italiano e la sostenibilità ci porta quindi a riflettere sulla visione della natura per Dante, che rappresenta la perfezione e la bellezza della mano di Dio e per questo non può essere alterata. Lascio quindi di nuovo la parola alla nostra vicepresidente per la presentazione del professor Casadei. Alberto Casadei è nato a Forlì nel 1963, si è laureato specializzato in letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore, l'Università di Pisa, dove attualmente insegna come professore ordinario. Ha pubblicato numerosi lavori sulla letteratura italiana del Cinquecento e del Novecento, fra cui La strategia delle varianti, Le correzioni storiche del Terzo Furioso, Prospettive montagliane, Il percorso del Furioso, con la nuova edizione 2001, vincitore del premio Cesare Angelini dell'Università di Pavia. Da tempo si sta occupando della storia del romanzo contemporaneo, su cui ha pubblicato uno studio comparatistico dal titolo Romanzi di Finisterre, narrazione delle guerre e problemi del realismo, vincitore del premio Todaro Faranda dell'Università di Bologna. Con il 2009 è iniziata una nuova fase di ricerca nella quale vengono sondati i possibili rapporti tra la letteratura e le scienze della mente, sulla scorta delle teorie della cognitive poetiche e delle nuove stilistiche. Ancora dal 2009 ha cominciato a pubblicare contributi danteschi, tra i quali il titolo della commedia e l'epistola a Can Grande, segnalato sul Corriere della Sera del 1 luglio 2009. Altri studi sono usciti su riviste quali la Alighieri, Dante, Italianistica, Studi Danteschi. Essi riguardano la prima diffusione del Paradiso e la cronologia delle ultime due cantiche. Nel 2013 è uscito il volume Dante oltre la commedia. Inoltre ha pubblicato Biologia della letteratura e ha vinto i premi Mondello e Città delle Rose per la saggistica. Dante, altri accertamenti e punti critici, la monografia sintetica Dante, le selve di Dante e Dante, oltre l'allegoria. Nel 2023 è uscito infine il testo narrativo La Suprema Inchiesta. E ora la parola al professor Casadei. Grazie per questo. Un attimo solo, salutiamo l'assessore che è Valida, il vice sindaco. Visitare almeno velocemente la tomba di uno dei figli di Dante, che come sapete è qui attualmente a San Francesco. Pietro Alighieri è stato effettivamente uno dei promotori della fortuna di Dante, che non è stata automatica, non è arrivata immediatamente, anche perché Dante era un personaggio scomodo, comunque sia ovviamente all'interno di Firenze, sia Italia per le sue scelte politiche forti. Addirittura, come sapete, la monarchia, il suo trattato politico, poco dopo la morte
morte di Dante, è stato condannato a rogo e Dante ha rischiato di essere tolto dal sepolcro a Ravenna perché il suo corpo, i suoi resti venissero bruciati assieme a questo trattato. Bene, Pietro ha fatto moltissimo, probabilmente ha divulgato sue opere, ha fatto un bel commento a tutta l'opera di Dante, a tutta quella che chiamiamo Divina Commedia, e poi diremo qualcosa anche su questo, ed è qui a Treviso, anche se abitava a Verona e aveva un'attività come notaio in quella città, però poi appunto per vari motivi lo trovate qui nella chiesa di San Francesco dei Figli, assieme appunto anche alla figlia di Petrarca. Ma perché ricordo queste cose che penso a molti di voi siano note e comunque ci introducono un po' nell'argomento di oggi? Perché Dante fa parte della nostra cultura nel senso più proprio del termine. Parlare di Dante vuol dire parlare di un attraversamento della storia, certo già delle origini, quella comunale, quella che lui ha vissuto, ma poi di tante tappe, di tanti momenti in cui ci si è appropriati di Dante. Tante città volevano avere un tassello dantesco, magari lo hanno anche inventato, e poi invece ci si è allontanati da Dante. Quando è arrivato il trionfo di Petrarca, per l'appunto nel 500, Dante è sempre stato più emarginato, grazie ovviamente anche ad alcuni autorevoli personaggi, fra cui il veneto Pietro Bembo, e poi appunto ci sono voluti secoli fino al romanticismo sostanzialmente perché venisse riscoperto. Ma perché è stato riscoperto? Ecco, prendiamo uno spunto proprio da dove siamo partiti, questi pezzi di arpa così belli che abbiamo ascoltato. Noi siamo abituati a associare l'arpa a qualcosa di armonioso, di celestiale, se vogliamo, con dei suoni particolarmente elaborati e raffinati, diciamo i pezzi mozartiani iniziali un pochino ci introducevano a questo, ma poi avete sentito come l'arpa è cambiata nell'ultimo pezzo, un pezzo quasi jazzistico, molto elaborato, molto dinamico nelle tonalità, addirittura usando anche la risonanza del legno oltre che quella delle corde, è diventato un'altra cosa. Quello che noi ci immaginavamo in un certo modo è diventato qualche cosa che ci ha detto altro. Ecco, Dante è fatto così. Dante ci può dire tante cose a un primo livello, ma poi se lo elaboriamo, se lo interpretiamo, se andiamo a fondo, ce ne dice altri, ci dice altri mondi, e questi mondi ce li indica in tanti modi. Uno di questi è proprio quello che vedete con questa immagine. Non ho messo tante immagini perché non volevo che questa diventasse una lezione, vorrei che ci fosse un dialogo, specie per i più giovani, per così far entrare un po' in questi temi senza pesantezza, però questa immagine era indispensabile, forse è un po' lontana per voi, non si vede benissimo, è un'immagine fatta da uno dei grandi illustratori dell'inferno di Dante, Tom Phillips, un autore delle avanguardie anglosassoni che purtroppo è morto proprio lo scorso anno, ma nel 21, quando c'è stato il centenario dantesco, questo suo inferno illustrato che è degli anni 80 è stato riscoperto, è stato rivalutato come una delle illustrazioni più creative, perché noi siamo abituati a associare Dante a Gustave Doré, che naturalmente ha rappresentato un modo di intendere Dante, ma non è il solo. Ecco, questa immagine, se la andate a trovare in internet e la vedete più da vicino, è una serie di lettere, è fatta di lettere che formano una parola selva. Ed è la selva, come se la immagina questo pittore, è una selva di parole fatte in modo che, come una tappezzeria, fra l'altro, di molte case qui a Treviso, che appunto nascondono l'intonaco con questi panneggi, ecco, questo, diciamo, inventa una selva che è fatta solo di lettere, quindi di parole. Perché prima di tutto Dante ci dà questo, ci dà una selva oscura, è stato ricordato prima, come entriamo nel mondo di Dante, che però prima di tutto è fatta di parole. In mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, eccetera. Noi non abbiamo una descrizione di questa selva, noi abbiamo soltanto il fatto che dobbiamo credere che nel mezzo della vita di questo personaggio, di cui all'inizio non sappiamo niente, ma poco dopo cominciamo ad avere informazioni su di lui e capiremo anche meglio perché non erano così strane, così difficili da ricavare,
E questa selva ci deve in qualche modo indicare che siamo arrivati in un punto importante della vita di quest'uomo, e qualcuno dice anche di tutti noi. Beh, forse in parte sì, certo Dante può anche essere every man, ognuno, ma è prima di tutto lui. Non è che capiti proprio a tutti di poter fare un viaggio ultraterreno, oltretutto in carne e ossa, per quello che lui ci dice, e non in sogno, in visione. Ecco, questa selva però, la selva da cui partiamo, è chiaramente una selva allegorica, cioè non si può leggere a un livello letterale. Non esiste una selva in cui Dante si è perduto. Esiste una selva di parole, e Dante sapeva che nella cultura antica latina e cristiana la selva era un luogo in cui ci si perdeva, era un luogo pericoloso, la selva poteva essere la vita stessa. Lui usa questa immagine di convivio. La selva è quindi qualche cosa che riesce a sintetizzare molte delle paure che ogni essere umano può avere. Naturalmente per un uomo del Medioevo le vere selve, che però erano lontane da dove stava Dante. Dante era fondamentalmente un cittadino, quindi ovviamente aveva quel tipo di cultura, ma se ci si avventurava a poca distanza, le selve erano luoghi dove c'erano i briganti, dove potevano esserci davvero belve feroci, quindi luoghi pericolosi. Ma non è quello che interessa a Dante. Dante interessa che questo testo venga letto immediatamente come un testo che ha un secondo livello, quella che normalmente si chiamava allegoria. E perché questo è fondamentale? È fondamentale perché naturalmente questo modo di raccontare, che non è più il nostro è molto diverso, ma anche noi possiamo fare poi anche degli esempi, possiamo usare le allegorie, possiamo costruire dei racconti che si leggono su un piano diverso rispetto alla lettera, però siamo più abituati invece a un testo che ci coinvolge o a un livello realistico, come succede in tanti romanzi, o direttamente a un livello che adesso chiamiamo fantasy. E serve, per esempio, per il giovane è ovviamente più facile e più scontato, un modello Tolkien, per intenderci, che peraltro ci interessa anche da vari punti di vista, magari lo ritireremo fuori. Per Dante però, appunto, la selva oscura non è qualcosa da prendere alla lettera. Perché siamo sicuri di questo? Beh, innanzitutto perché poco dopo si dice che Dante è entrato in questa selva pieno di sonno. Questo essere pieno di sonno, ovviamente, se lo prendessimo su un piano realistico, vorrebbe dire che era sonnambulo, che si girava alle porte di Firenze così in preda a una situazione un po' particolare. Naturalmente no, vuol dire semplicemente che la sua anima era talmente immersa nel peccato che non si rendeva più conto di qual era la diritta via, che per un cristiano è naturalmente quella della fede. Quindi siamo nell'ambito di un immaginario stabile che un lettore medievale decodifica senza nessun problema. Non c'è bisogno di pensare a un luogo. Se noi proviamo a pensare a un luogo, andiamo incontro a notevoli difficoltà. Ci sono, per esempio, quelli che hanno provato a collocare la selva in un determinato spazio, per esempio vicino ai luoghi della Sibilla Cumana, quindi spostandosi ovviamente verso territori che erano molto importanti perché li aveva descritti e poi praticati Virgilio. Ora, il riferimento a Virgilio c'è, perché se andiamo a leggere il sesto libro dell'Eneide, che è il modello fondamentale per i primi canti della Divina Commedia, chiaramente noi capiamo che ci sono molti degli elementi. C'è la selva, c'è l'entrare in un luogo pieno di ombre e di oscurità, c'è poi l'immersione nell'Averno, quindi questo pattern, come si dice adesso, narrativo, Dante l'ha recepito e l'ha redistribuito. Però se proviamo a collocare lì e poi dopo invece dobbiamo andare in un luogo che è vicino a mare o un oceano dove la fiumana non avanza, eccetera, come si legge nel secondo canto, beh, non sappiamo più dove collocarci. Tentativi di essere realistici diventano assolutamente insostenibili. E la selva diventa anche una valle, diventa luoghi perduti. Non c'è una coerenza realistica, non c'è niente che ci introduca in uno spazio che sia in qualche modo riconoscibile. Questa selva quindi deve essere una selva di parole,
una selva in cui noi riusciamo a cogliere la nostra identità e ciò che deve essere un cristiano, ma intanto andiamo incontro a una serie di prove o di incontri pericolosi, le trafiere, eccetera, per portarci poi di nuovo verso un cammino che dovrebbe illustrare l'aldilà, come facevano molte visioni. C'erano, come sapete, moltissime visioni di tipo cristiano che raccontavano come poteva essere un aldilà, di solito diviso solo in inferno e in paradiso. Il purgatorio era sempre una zona un po', diciamo così, secondaria, e in queste descrizioni ovviamente si parlava di peccati e di peccatori, ma quasi mai entrando nei dettagli. Pochissimi casi si nominavano davvero personaggi esistenti o comunque figure riconoscibili. Ecco, Dante sembrerebbe avviarsi su questa strada. Dopo aver incontrato Virgilio e dopo aver accettato di andare in corpo nell'aldilà, la selva è superata, si viene a sapere che questo viaggio è voluto da Beatrice, e allora naturalmente noi capiamo che Dante vuole un lettore che riconosca questo personaggio, perché se ci pensate, nel secondo dell'inferno noi non sapremo niente di Beatrice e perché deve aiutare Dante. Solo se il lettore di questa nuova opera è lo stesso della Vita Nova, allora riesce a capire chi è questa Beatrice, perché è così vicina a Dante, così difendendolo dal peccato che lo sta per travolgere. Poi il viaggio comincia, come tutti ricordate, imitando molto da vicino il sesto libro dell'Eneide, e poi arriva una pausa, certamente non fra le più entusiasmanti adesso della Divina Commedia, cioè il limbo, dove si incontrano tanti personaggi antichi, ma sostanzialmente si finisce in un lungo elenco con oltre 30 personaggi in una ventina di versi, e qui sembra davvero che qualcosa succeda. Perché finita questa parte allegorica, finito questo viaggio che sì, ci interessa, ma se lo leggiamo con gli occhi di oggi non è poi troppo diverso da tanti testi allegorici che esistevano, che potremmo andare a leggere, per esempio l'inizio è vicinissimo a un testo di un maestro di Dante, Brunetto Latini, che si chiama Il Tesoretto, un testo breve di tipo didascalico allegorico, in cui anche Brunetto dice che a un certo punto della sua vita si è perduto, è entrato in una selva e poi è andato in alla conoscenza della natura. Quindi erano poemetti che venivano usati, che circolavano a Firenze, per spiegare a un pubblico ampio cose basilari. Non ci sarebbero poi troppe differenze, a essere onesti, salvo che Dante è più bravo, ma insomma siamo lì. Ma nel quinto canto cambia tutto. Nel quinto canto non abbiamo più delle allegorie. Se le abbiamo, le dobbiamo andare a cercare. Già Minosse, sì, è un mostro che può anche avere una valenza allegorica. Gli scrittori dell'epoca, i commentatori, trovavano valenze allegoriche ovunque e lo facevano, per esempio, anche per Minosse. Però, prima di tutto, è un mostro infernale che Dante utilizza con uno scopo preciso, il vero giudice di tutto l'inferno, mentre nelle fonti non è esattamente così. Lo crea molto grottesco, come erano i demoni nella sua visione, questa coda forse lunghissima, forse strana, ma comunque da mostro infernale, e poi incontra queste anime travolte da questo turbine, in cui si identificano progressivamente alcune anime di grandi donne, soprattutto, notate bene questo, antiche, fra cui Didone, quindi la donna principale dell'Eneide. Poi però Dante dice: ma io voglio conoscere le due anime che in tutto questo turbinio continuano a stare assieme. E veniamo ad avvicinarsi a queste anime, e queste anime sono di contemporanei. Francesca da Rimini, che è la vera protagonista di questo canto, anche se con un maschilismo che ormai dobbiamo riconoscere, lo chiamiamo di Paolo e Francesca, ma Paolo è poco più che una comparsa, questo è il canto di Francesca. Così, e Francesca è un po' appunto figura di Dante in realtà, però sono personaggi quasi contemporanei, morti una ventina d'anni prima, forse anche meno nel caso di Paolo, perché probabilmente poi non sono morti assieme, per quello che riusciamo a capire.
cioè l'invenzione di Dante, c'è un romanzesco di Dante in questo, ma c'è la contemporaneità. Virgilio non si sarebbe mai potuto permettere di parlare così della contemporaneità, al massimo può alludere a ciò che accadrà ad Augusto e a persone appunto come Marcello, eccetera, che profeticamente vengono evocate, ma Dante no. Dante incontra qui personaggi della sua storia che non hanno nessuna valenza assoluta, che sono personaggi così di cronaca, perché sì, i contemporanei e i commentatori sanno che era avvenuto qualcosa di brutto a una della famiglia da Polenta, però ogni tanto poi non si sapeva, e comunque non hanno nessuna valenza alta. Sono come Didone, come Cleopatra, come Tristano e Isotta, sono personaggi qualunque. E lui invece li mette come grandi protagonisti. E da questo momento sarà sempre così. Ci saranno personaggi contemporanei, grandi personaggi del passato come Ulisse, ma rivisitati da lui, personaggi allegorici, personaggi che possiamo immaginare Dante abbia conosciuto, i personaggi di cui forse non sapeva niente, e tutto questo diventa una Divina Commedia. Diventa qualcosa che non è più un'imitazione nuova, ma in qualche modo così abbastanza comprensibile e consueta dell'Eneide, ma qualcosa di totalmente diverso, molto più vicino, se vogliamo, alla nostra idea di romanzo che non all'idea di epica antica. Ecco, tutto questo è partito dalla selva, ma da una selva che, come diceva già Benedetto Croce, non è una selva, quindi noi naturalmente sappiamo che all'inizio non dobbiamo leggere così il testo, ma dal quinto canto invece no, dal quinto canto le cose cambiano profondamente. Perché succede questo? Beh, qui, visto che è bello anche ogni tanto dare qualche spunto per le meditazioni, anche per gli insegnanti più giovani, c'è una leggenda di cui ogni tanto si parla, ma che forse invece non è una leggenda, ce l'ha raccontata Boccaccio, ma Boccaccio l'aveva presa da due informatori abbastanza affidabili, e poi ce la tramandano anche altri fiorentini, e cioè che Dante avesse iniziato a scrivere la sua Divina Commedia poco dopo il 25 marzo del 1300, perché l'inizio della Divina Commedia è il 25 marzo del 1300, non l'8 aprile come spesso si legge nei commenti, perché il primo giorno dell'anno per un fiorentino era il 25 marzo, quindi il momento esatto in cui Dante entra nel 35esimo anno di vita, cioè nel mezzo del cammino della sua vita, è quello, è il 25 marzo del 1300, che per lui è anche l'anno del primo giubileo. Notate bene, per un cristiano questa è una cosa straordinaria. Per la prima volta, andando a Roma, si poteva solo conoscere tante cose della vera fede, eccetera, ma avere un'indulgenza plenaria, e questo veramente portò Dante, quasi tutti gli storici sono convinti di questo, ad andare a Roma, forse durante la Pasqua del 1300. E tornato di lì, potrebbe davvero aver avuto l'idea di cominciare a scrivere un poema in cui si deve pentire, e questo pentimento, come capite, è molto forte, molto intenso, non però dice nulla di essere esiliato. Se ci pensate, nei primi quattro canti non sembra che stia parlando un esiliato, anzi il Veltro, questo ente molto strano, pure lui potrebbe essere spiegato in qualche modo, se siamo nel 1300, potrebbe essere qualche personaggio attivo in quel periodo, non viene a salvare gli esuli fiorentini o a portare la pace dentro Firenze, viene genericamente a salvare l'Italia e a ricacciare la lupa cupidigia all'inferno. Beh, tutto questo è molto strano per uno che è esiliato e che poi invece dal sesto canto parla subito di che cosa gli è accaduto, delle ingiustizie che ha subito e così via. E forse appunto ha cominciato a scrivere davvero quest'opera, e fino al quarto canto, non i primi sette come di solito si legge, ma i primi quattro sì, proprio nel 1300. E proprio perché oltre a tutte queste cose il 1300 era il decennale della morte di Beatrice. E alla fine della Vita Nova Dante aveva promesso di esaltare Beatrice, non l'aveva mai fatto, anzi si era disperso in tante opere molto differenti, e appunto in qualche misura forse adesso veniva a compiere questo impegno. Ecco, tutto questo è un
una storia complessa, in Dante ci sono tante vicende complesse, dovremmo entrare molto più all'interno di queste dinamiche, ma era solo per farvi capire come gli studiosi ancora si interrogano su questioni fondamentali. Però intanto torniamo alla selva e leggiamo cosa dice per esempio un commentatore del 300, Guglielmo Maramano. Questo primo capitolo, cioè il primo canto, è tutto allegorico, cioè che suona nell'intelletto altro che nella lettera. E ha quattro parti principali. Alla prima parte Dante ne vuole mostrare come la natura ne pone in puro stato quando lui nasceva e apparecchiare la via deve andare in vita eterna, così come al pellegrino la via deve tornare al suo proprio domicilio, là dove però che l'anima nostra si è infusa da Dio nel nostro corpo, venuto dal cielo, nella sua propria casa, ovvero domicilio, si è in cielo, e così via. Ecco, vedete come legge un lettore del 300, avrei potuto prendere tanti altri esempi, ma Maramau è anche abbastanza simpatico e quindi così vi ho citato questo testo. Non prende esattamente quello che c'è scritto, comincia a ragionare e a trovarci risonanze, tanto sa che il testo è allegorico, e tutti lo dicono, il testo è allegorico, il testo va letto a un secondo livello, quindi posso trovare tanti significati, alle volte anche ingegnosi, ma alle volte totalmente infondati rispetto a quello che il testo dice. E questa cosa, fra l'altro, questo diciamo soprattutto per gli specialisti, si ritrova anche in un famoso testo, la cosiddetta epistola Cangrande, che Dante avrebbe scritto appunto indirizzandola al signore di Verona, che per un periodo sicuramente è stato anche suo protettore, ma appunto molto probabilmente l'epistola Cangrande non è autentica, e questo naturalmente ci deve rendere sospetti su quello che dice, perché dice in realtà le stesse cose che dicevano molti commentatori prima dell'epistola stessa, che come prima attestazione la conosciamo dal 1340, ma prima no, e queste cose sono che il testo è allegorico e che va letto secondo quattro sensi della scrittura, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è così. Il testo di Dante è allegorico nei primi quattro canti, ma dopo no. Tant'è vero che il grandissimo scrittore Jorge Luis Borges diceva: se dovessimo porre una separazione di stile e di modo di scrittura, non è fra i primi sette canti e i successivi, primi quattro e gli altri, perché è così, i primi quattro sono scritti in un modo, dal quinto Dante comincia a scrivere in un altro, o comunque ha moltissime frecce al suo arco. Allora, se arriviamo alla seconda selva, quella del tredicesimo canto, quella dei suicidi, come ricordate, beh, noi abbiamo già un abisso fra questa selva e quella iniziale. Vediamo come la descrive. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi involti, non pomi veri, ma stecchi con tosco, cioè con veleno. Non ansi aspri, sterpi né si folti, quelle fiere selvagge che nodi hanno tra cecina e corneto i luoghi colti. Ecco, questo è molto interessante. Questa nuova selva è una selva che viene descritta, e per descriverla si prende a base una zona, quella della Maremma, Cecina e Corneto sono località ancora ben note della Maremma toscana, che era zona fra le più pericolose dell'epoca, paludosa, piena di selve e di briganti, piena di animali feroci, quindi veramente una delle zone più adatte per far venire in mente esattamente a un lettore che cosa poteva essere questa selva che adesso Dante aveva davanti. E poi la descrive con dei termini precisissimi. All'inizio mi ha detto solo una selva oscura, basta. Poi la selva oscura è pericolosa, è quasi pari alla morte, eccetera. Ma qui invece non ha fronda verde, ma dovete immaginarvi, lettore, è tutta fosca, è tutta cupa nei colori che mostra. Non ha nessun ramo dritto, ma tutti pieni di nodi. Non ci sono frutti, ma soltanto stecchi velenosi. Allora, il lettore adesso non ha più semplicemente una descrizione astratta, ma ha un luogo reale che deve cominciare a immaginarsi. Deve capire com'è fatta questa selva. E questa selva è però sempre diversa da quella che sulla terra possiamo trovare. E questo vale
per qualunque luogo dell'inferno. Ci sono continui confronti fra luoghi strani che Dante ha conosciuto durante l'esilio, notate bene, molti li ha visti di persona, quando per esempio nel canto quattordicesimo, quindi quello dopo questo che stiamo leggendo, parla del Vulcane, lui ci è passato davvero alle fonti vicine a Viterbo, di quest'acqua sulfurea piena di miasmi e di fumi, ha visto fenomeni per cui l'acqua con i suoi gas che rimanevano fermava la discesa di pioggia o di lamine infuocate, cose di questo genere. Quindi queste cose le ha viste, ma sono soltanto quelle stranezze che per un uomo del Medioevo non fanno la regola, la natura è un'altra naturalmente, però servono per capire come può essere l'inferno. Nell'inferno c'è ben altro rispetto alle cose più stravaganti, mostruose, terribili che conosciamo sulla Terra. E qui perché è così diverso? Beh, perché la selva dei suicidi è una creazione che adesso noi compareremo sicuramente con l'horror, che ci rivolgiamo naturalmente soprattutto ai ragazzi. Ma non è un'eresia, è la verità. Cioè, Dante qui sa benissimo che c'è la possibilità di trasformare persone morte in piante, perché l'ha fatto Virgilio. Virgilio aveva detto che un suo personaggio, Polidoro, di cui si parla nel terzo libro delle Eneide, aveva sopra di sé un boschetto che era derivato dalla trasformazione di frecce che avevano trafitto il suo corpo, perché appunto erano rinate come piante strane e sotto c'era il corpo, che insomma è una cosa diciamo abbastanza strana, ma tutto sommato concepibile e in qualche misura finiva lì. Era solo questa informazione che in ambito epico veniva data. Qui no, qui in questa selva noi giriamo in questo luogo spettrale dove non c'è nessuno, cioè ci dovrebbero essere i dannati, ma i dannati non ci sono, e sentiamo però continuamente questi guai, si parla di questi lamenti terribili che appunto in qualche modo arrivano da questa foresta così realistica, così tenebrosa come l'abbiamo sentita, e sopra ci sono le arpie. Dante si immagina che uno degli animali che poteva ricavare dalla mitologia classica e in particolare ancora una volta dall'Eneide sia rifunzionalizzata qui e le pone come animali terribili in questo luogo terribile, quindi crea, come dire, un secondo livello di orrore attraverso una indicazione di letteratura classica. E queste arpie fanno lamenti sugli alberi strani, proprio creano questo effetto completamente cupo che appunto sta benissimo in un film dell'orrore attuale. Ma l'orrore poi arriva quando Dante è costretto praticamente da Virgilio, che non gli spiega questa volta dove sono i dannati, perché ci sono da qualche parte, ma lui pensa che siano nascosti, che siano in mezzo a questi rami, ma non li vede. Dice: vai a troncare un rametto. E lui fa questo gesto minimo, rompe un rametto di un grande pruno. Allora porsi la mano un poco avanti e col suo ramicello, piccolo rametto da un gran pruno, cioè una cosa da niente, ha fatto un gesto minimo, e il tronco suo gridò: perché mi schianti? Vedete, questo è tipico del romanzo di sorpresa. Cioè, tu ti aspetti che possa succedere qualcosa di minimo per un gesto così insignificante, e invece c'è una reazione terribile. Qualcuno urla: perché mi schianti? Perché mi distruggi? Ma dov'è questa persona? Naturalmente questa persona, cominciamo a capirlo, siccome cola il sangue, escono nuove parole sempre più così di grande insoddisfazione e umiliazione appunto di questo personaggio, assieme ovviamente alla rabbia nei confronti di quello che gli viene fatto, e capiamo finalmente che le piante trattengono al loro interno le anime dei suicidi. Cioè le anime dei suicidi, in questo contrabbasso che è uno dei più meravigliosi della Divina Commedia per come è perfetto, sostituiscono il corpo, quindi hanno inglobato l'anima e il corpo non c'è più, perché il corpo si è trasformato in qualche cosa che non è più umano, ma è diventato qualcosa di
inerte, per come Dante poteva concepire una pianta. Ecco, questa è la grande novità di Dante. Questo è la fin dell'orrore, cioè non ti immagini che quello che in Virgilio è una cosa tutto sommato brutta, ma ancora concepibile, cioè che delle frecce si trasformino e diventino altri, sia invece la violenta trasformazione di anime di suicidi che, avendo rifiutato il corpo, adesso hanno la loro anima inglobato in qualcos'altro, in una selva terribile che li trattiene, li blocca e fanno soltanto, diciamo, finestra al loro dolore queste azioni in qualche modo malvagie, in questo caso di Dante, in altri degli sciacquatori che vanno a rompere i vari rami. Ecco, come vedete, siamo già in un ambito completamente diverso e Dante qui ha capito che cosa vuole fare davvero con il suo testo. Vuole continuamente impressionare il lettore, come sa che facevano per esempio gli scrittori di romanzi. Non a caso appunto Francesca e Paolo si sono innamorati leggendo un romanzo appunto dell'epoca, come appunto si erano baciati Lancillotto e Ginevra, in qualche modo come era accaduto che ci potesse essere una rivelazione tra diciamo persone che dovevano essere lontanissime, e qui appunto sfrutta le stesse caratteristiche. A sorpresa io dico delle cose che non vi potete immaginare. Voi lettori sapete che questa è la verità, l'aldilà che vi descrivo è esattamente quello che è, ma continuamente troverete delle cose che non vi aspettate, come nei migliori romanzi attuali. E però ancora una volta poi è precisissimo quando parla di cose di natura, perché c'è questa bellissima similitudine, come d'un stizzo verde carso sia, che l'un dei capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, si della scheggia rotta usciva insieme parola e sangue, un Dio lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme. Vedete, la similitudine è perfetta, c'è un ramo verde che viene però incendiato, siccome è ricco di umori fa uscire questo vapore qualche modo così cigola per l'aria che esce, e dopo tutto questo viene paragonato, ma con l'uscita di parole e sangue. Quindi sta uscendo da questa pianta soprannaturale il sangue che ancora c'è di questo uomo imprigionato. Naturalmente noi non dobbiamo qui ancora una volta pensare al realismo attuale, perché ogni volta, se andiamo a vedere nei dettagli, ci potrebbero essere delle controindicazioni, per esempio se quella è l'anima, il sangue, allora perché c'è, eccetera. Ma non è questo che ci interessa. Dante non guarda questi dettagli, guarda l'effetto, guarda che cosa questa immaginazione ci viene a dare. E questo ci viene a dare appunto il senso di un essere umano, Pier delle Vigne, come sapete, è questo il suicida con cui Dante si confronta, che era un grandissimo personaggio della corte di Federico II, caduto in disgrazia e morto terribilmente, che non solo rivendica la fedeltà al suo signore, ma appunto giura per le 9 radici d'esto legno, cioè si è talmente immedesimato in questo suo nuovo ruolo che adesso si sente esattamente quella pianta. Quindi Dante ci crea questi mondi alternativi, questo essere che noi non conosciamo, che sappiamo essere stato uno dei grandi qualche decennio prima rispetto al 1300, adesso è diventato questo e Dante ce lo presenta così. E il finale è poi drammatico, perché appunto si parla dei suicidi che nel giorno del giudizio dovranno andare a riprendere i loro corpi rimarranno appesi a queste selve, e questo che fra parentesi da un punto di vista cristiano non è corretto, non può essere così naturalmente, però è un'immagine terribile: per sempre i corpi rifiutati rimarranno appesi appunto a queste selve orrende. Ecco, questo è già un passaggio, però Dante, dobbiamo sempre ricordarcelo, non chiude il suo percorso con la fine dell'inferno, non chiude nemmeno solo rivedendo le stelle una prima volta, ma di lì parte per questo nuovo spazio in cui la natura ha invece la sua pienezza. Il purgatorio di Dante è un purgatorio di pienezza della
natura umana. Questa pienezza si vede fin dall'inizio, questo cielo del colore dell'oriental zaffiro, che è lo zaffiro, anche se lo zaffiro non è esattamente per Dante come lo intendiamo noi, ma comunque quello di blu oltremarino, diciamo, di un blu intensissimo. Ci sono queste stelle bellissime che sono realistiche e in parte allegoriche, rappresentano le virtù cardinali. C'è uno spazio stupendo che, fra l'altro, notate bene, forse all'inizio Dante non si era nemmeno tanto immaginato, perché se andate a rileggere il primo canto dell'Inferno, quello che appunto magari ha scritto nel 1300 e poi ha cominciato a circolare senza che lo potesse correggere, si parla di coloro che sono contenti nel fuoco, e in effetti normalmente le anime del purgatorio stavano in una distesa di fuoco. Il purgatorio nel 1300 per tutti era una distesa di fuoco più o meno vicina all'inferno e nient'altro. E Dante all'inizio sembra proprio che se lo immagini così, ma era normale, se lo immaginavano così tutti. Invece è lui che si inventa che ci sia una montagna in mezzo all'oceano. Sì, aveva qualche, diciamo, padre della chiesa che si era immaginato qualcosa di simile, ma non è assolutamente non c'è un modello preciso. Dante quindi colloca questa montagna che non ci dovrebbe essere in mezzo all'oceano, in cima a questa montagna colloca l'Eden, che invece normalmente era collocato nell'estremo oriente, quindi si inventa qualcosa di completamente diverso. E se lo inventa perché vuole che agli antipodi, sostanzialmente, dove poteva essere Gerusalemme, eventualmente anche la selva, ma in ogni caso il Monte del Calvario, dove è stato crocifisso Cristo, ci sia il luogo più bello, più perfetto dell'umanità, il paradiso terrestre. Prima di arrivarci, in realtà, ci sono altre piante. Se andate a vedere il canto 22esimo del Purgatorio, dove si parla dei golosi, ci sono due piante enormi che Dante descrive anche abbastanza attentamente: come avete in alto si digrada di ramo in ramo, così quello in giuso credio perché persona su non vada. Dal lato dove il cammino nostro era chiuso, cadea dell'alta roccia un lucro chiaro che si spandeva per le foglie suse. Quindi questi alberi, che sono il contrario degli abeti, quindi sono molto stretti in basso e si allargano verso l'alto, fanno scendere un liquore che rende la pena dei golosi ancora più forte, e discendono, ci dice Dante, dalle due piante che ci dovevano essere il paradiso terrestre, quindi i famosi alberi della vita e del bene e del male. Ora voi direte, ma com'è possibile che un cristiano si inventi delle piante di cui la Bibbia non parla? Perché va bene, le due piante dell'Eden, a parte che ci sono molti problemi interpretativi, ma insomma, d'accordo, ci sono. Ma queste due che ti inventi tu e che metti come, diciamo, figlie delle piante originali del paradiso terrestre, dove te le sei inventate? Come ti permetti di creare qualcosa che non c'è? Ecco, qui c'è un altro degli aspetti che ci distanzia da Dante. Dante poteva pensare che nel suo racconto, che naturalmente noi pensiamo sia fittizio, ma per lui era una visione mentale, quindi, come dice lui, l'alta fantasia, l'immaginativa, e quindi quello che gli veniva in mente, siccome lui lo riteneva ispirato da Dio, era comunque autorizzato, comunque alla fine questo ci viene a dire, e ci crede, ci chiede di credere a quello che dice, anche quando non sembra verosimile, poteva chiusare le scritture bibliche, cioè poteva aggiungere rispetto alla Bibbia aspetti che non c'erano nella Bibbia. Quindi il fatto che la Bibbia parli di due piante e che poi ne possano esistere altre che da queste sono state derivate non è falso, perché nessuno dice che non è possibile che sia accaduto. E noi quindi possiamo crederci, ma soprattutto possiamo credere al racconto di Dante. È questo che ci interessa. Noi dimentichiamo, perché vogliamo sempre così distanziare e magari leggere da lontano questo testo così importante, ma Dante era un narratore. Dante fa arrivare Ulisse in un punto in cui vede una montagna bruna per la distanza, e il lettore dell'epoca non sa cos'è quella montagna. Nessun lettore lo sa se non ha le note che spoilerano tutto adesso e ti spiegano, ah, quella è la montagna del purgatorio, eccetera. No, lui non lo diceva.
compositore viene a saperlo molti anni dopo, perché Dante è anche così, è anche capace di costruire un racconto, gli elementi in qualche modo si spiegano un po' alla volta. E allora, andando un po' avanti e arrivando appunto all'Eden, l'Eden, dove arriva alla fine della seconda cantica Dante, se lo deve immaginare, non ha dei modelli precisi, non ha, diciamo, degli elementi che in qualche misura dicano com'era l'Eden. Lui sa soltanto che cosa aveva fatto l'Eden, nel senso che aveva accolto per un periodo brevissimo Adamo ed Eva, aveva caratteristiche volute da Dio, ma com'era fatto? No, non lo sapeva. E allora cosa fa? Prende questa volta tutti gli elementi più belli, come nel tredicesimo dell'inferno aveva preso i più brutti, della natura. Cerca di fare una supernatura, se vogliamo dire così. Cerca di creare qualcosa che narrativamente è perfetto, e però è l'insieme di ciò che è più bello delle cose della natura che lui può vedere. E qui naturalmente arriviamo al canto ventottesimo del Purgatorio, uno dei più belli di tutta la Divina Commedia, spero davvero che anche i ragazzi, i loro insegnanti potranno leggere, ma in ogni caso è il canto in cui Dante, che ormai si è purificato da tante cose, non proprio da tutto, ma da tante cose, con Virgilio e con Stazio arriva e vede una donna bellissima che è Matilda, su cui tanto ci sarebbe da dire, ma che è una figura che in qualche modo fa da sacerdotessa per i riti che si compiono regolarmente nel Eden anche adesso. Perché Dante, tra l'altro, doveva risolvere un problema: se l'Eden è stato abitato dagli esseri umani per poche ore, perché Dio l'ha creato? Dio non fa niente in vano, quindi dopo che gli esseri umani, che lui non poteva non sapere che sarebbero stati esiliati per le colpe commesse, l'Eden cosa ci sta a fare? Bene, Dante risolve anche questo problema, perché Matilda fa in modo che le anime di chi ha attraversato, salito tutti, diciamo, i cerchi del purgatorio vengano purificate nelle terre, nelle ore, e in parte anche Dante segue questo rito appunto previsto per tutti. E Matilde è proprio la sacerdotessa, ma Matilde è anche la vita attiva, Matilde è anche la contemplazione, Matilde è la beatitudine della vita umana, perché per Dante l'Eden era questo, lo dice nella Monarchia, beatitudo cuius vitae, la beatitudine di questa vita. E allora com'è che Dante si immagina questo purgatorio? Com'è che l'uomo può stare bene? Vedete qui come torniamo al tema forte di questo giorno, cioè che cos'è che noi possiamo fare per questa natura che è parte di noi, anche se ci sembra alle volte così lontana e distinta, per riuscire a essere pienamente umani e pienamente felici in questa natura. Perché questo vuole fare Dante, arrivare alla felicità. Ecco, per Dante è creare questo mondo, dire, guarda lettore, il mondo dell'Eden esiste davvero. Vago già di cercare dentro di un torno la divina foresta spessa e viva che agli occhi temperava il nove giorno. Vedete, siamo già proprio all'opposto, la divina foresta è l'opposto della selva oscura da cui eravamo partiti. Senza più aspettare, lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento, su per lo suolo che da ogni parte univa, quindi era profumato ovunque. Lui, andando vicino a questo fiume bellissimo, appunto si avvicina lo spazio della natura. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte che è più di colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte, tutte quante piegavano da parte, una primombra gitta il santo mondo. Vedete, c'è questa atmosfera per cui c'è un'aura dolcissima, senza mutamento, sempre uguale, che colloca esattamente in questa posizione fra l'ombra e la luce, quindi qualcosa di veramente perfetto, dove si sta veramente bene. Non però dal loro essere dritto sparte, tanto che gli augelletti, perché ci sono anche gli uccelli, per le cime lasciassero adoperare ogni loro arte, ma con piena letizia, ecco, vedete la citazione, l'ore prime, cantando, ricevieno intra le foglie che teneva un bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie, per la pineta in sul lito di chiassi, quando ero uscito, fu
fuori di sciogliere. Ecco, vedete, è una sintesi di quanto ci può essere più bello per un essere umano. Cioè la bellezza della natura con i suoi colori, i suoi odori, con i fiori, con la bellezza delle piante, il pieno rigoglio. Tutto questo crea una musica, quindi c'è il suono del vento, quindi siamo riportati all'inizio dell'arpa, e c'è appunto ciò che in qualche modo creano gli uccelli che cantano, con le foglie che tengono bordone, quindi in qualche modo fanno da basso continuo, ma vedete, tutto questo è riportato alla realtà, tal quale di ramo in ramo si raccoglie e per la pineta subito di chiassi, quando io uscirò fuori di sciogli, quando c'è questo vento dolcissimo di scirocco che dal dio del vento Eolo è promanato verso la pineta di chiassi. Notate che naturalmente anche se adesso ci sono zone simili vicino a Ravenna, questa era veramente una zona piacevolissima e bellissima, di cui poi si ricorderà anche Boccaccio nel Decameron, eccetera, che era il contrario realistico e visitabile rispetto alla selva oscura. Ecco, qui siamo arrivati proprio in un luogo completamente diverso. E qui Dante potrebbe fermarsi ad ammirare, ma invece non lo fa. Dentro questo luogo succedono cose bellissime. Torna Beatrice. Nel trentesimo canto del Purgatorio, come tutti sapete, scompare Virgilio e c'è Beatrice. Beatrice è tornata, avvolta tra l'altro dai fiori, ancora una volta la bellezza della natura che così si sintetizza con un rito quasi di tipo religioso. E Beatrice in un primo momento non è affatto gentile come nel secondo canto dell'Inferno, anzi rimprovera aspramente Dante, come i ragazzi scopriranno se leggono questo canto. A sorpresa Beatrice dice: tu mi hai tradito dal primo momento, devi pentirti amaramente. Ma come? Si era già purificato di tutto, è arrivato fino a qui, invece no, questo è bellissimo. Dante sa che quella infedeltà verso Beatrice, addirittura dopo la morte, quindi nemmeno a lei in vita, ma a lei dopo la morte, era così profonda, era così radicata che non poteva essere tolta questa colpa assieme a tutte le altre, aveva bisogno di un pentimento ulteriore, ed è quello che avviene tra il canto trentesimo e il canto trentunesimo. Questo è bellissimo perché è come sentire che c'è una colpa ben più profonda dei soli peccati tradizionali, sette peccati capitali, ed è qui che avviene, dove c'è la purezza umana non ci possono essere questi peccati ulteriori. Ecco, dopo tutto questo naturalmente Matilda conduce anche Dante al rito finale di purificazione. Matilda forse vuol dire, come se lo leggiamo a ritroso, ad letam, quindi che porta verso la beata, verso la Beatrice, e dopo rimane solo Beatrice che, come sappiamo, condurrà fino al paradiso. E nel paradiso apparentemente non c'è più la condizione appunto che ci aspettiamo, perché la natura qui è sublimata, siamo in un mondo che adesso ricorda molto più quello della fantascienza, se vogliamo fare dei confronti. Ma intanto Dante ha dato un modello. E questo modello, e qui vediamo uno dei capolavori della nostra arte, cioè la Primavera di Botticelli, ha dato l'idea di rappresentare questi mondi perfetti. Botticelli qui non sta rappresentando l'Eden, attenzione, sta rappresentando una scena allegorica, ma a Firenze, alla fine del 400, Dante veniva detto molto spesso in senso neoplatonico, legato alla cultura fiorentina più avanzata, quella di Lorenzo, dei Medici, di Marsilio Ficino, di tantissimi personaggi di primo piano, e Botticelli a questo si ispira. Cioè questo quadro non sarebbe esistito se non ci fosse stato il tentativo di Dante con le parole di rappresentare un mondo perfetto. Questo è un tentativo di rappresentare qualcosa di perfetto, poi ogni figura ha un suo senso, ci sono tante interpretazioni, come sapete, ma non esisterebbe la Primavera di Botticelli se qualcuno, cioè Dante, non avesse provato a dire: io mi immagino com'è il mondo perfetto dell'Eden. Ecco,
pensare. Noi adesso siamo, i ragazzi in particolare lo sanno bene, in una civiltà prevalentemente delle immagini, civiltà prevalentemente dei video, magari dei brevissimi video che continuamente vengono postati su Instagram, su TikTok, e tutto questo, diciamo, ci sembra normale, le parole tutto sommato servono solo come veicoli. Invece no, i nostri grandi mondi alternativi, i mondi possibili, i mondi ulteriori, sono stati creati dai grandi scrittori, e su quello poi si possono costruire ulteriori mondi e magari andare anche oltre. Ci sono bellissime rappresentazioni di ciò che Dante ha detto, facendolo diventare figure. Nel Novecento in particolare ce ne sono tante, prima abbiamo visto quella di Tom Phillips, ma se guardate ormai ce ne sono davvero tantissime. Però anche questa rappresentazione, e come sapete Botticelli poi ha provato anche a rappresentare direttamente la Divina Commedia, a volte riuscendoci molto bene, altre volte insomma è entrato anche lui in difficoltà, nonostante fosse un grandissimo pittore, ma qui ha fatto la sua versione dell'Eden. E senza Dante questo forse non sarebbe mai stato fatto, o sarebbe stato fatto in tutt'altri modi. Ma dicevo, e concludo, nel Paradiso sembra che la natura non ci sia più, ma la natura c'è sempre, è figlia di Dio, non può non esserci. E allora nel canto 18, quando Dante sta per salutare il suo avo cacciaguida, che gli ha detto definitivamente che lui andrà in esilio, che ha un destino amaro ma che è necessario perché dovrà dire tanto a tutta l'umanità, Cacciaguida nel 18 del Paradiso descrive brevemente com'è tutto il Paradiso. Come lo descrive? E comincio: in questa quinta soglia, nell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia. È tutto il Paradiso, che poi si riunirà, come sapete, in una candida rosa, è lì che stanno i beati. Anche questo, nel primo canto dell'Inferno sembrava che fosse una città molto bella ma banalissima. Se andate a vedere come era descritto il Paradiso in Inferno 1, la candida rosa non c'entra proprio niente, ma invece questa è una descrizione bellissima ed è una candida rosa, appunto, qualcosa di splendido e luminosissimo in cui stanno tutti i beati. E però tutto il Paradiso è, come sentite, come una specie di albero che però vive della cima, cioè non vive delle sue radici, ma vive di Dio, che è la fonte di tutto. Quindi questa cima che dà il fondo, il senso all'albero, sta sopra, e questo albero però ha continuamente frutto, frutta sempre e non perde mai foglia, quindi non cambia mai. Ecco, questa è ancora una volta l'idea di perfezione. Un albero perfetto che prende la sua forza da Dio in alto e non vicino in basso, e che però resta immutato. È un simbolo questa volta, ma un simbolo bellissimo, che naturalmente ci dice quanto la natura fosse importante per Dante, quanto la natura sia alla base di tutta la Divina Commedia, come la storia, come la biografia, come tutto quello che Dante ha vissuto. E tutto questo ci dice anche perché Dante è ancora così vicino per tutti noi. Grazie. Bene, grazie professore per questa lettura, per questo percorso all'interno delle tre cantiche, e mettendo in risalto proprio il valore della natura. E, credo che sia stato molto interessante il collegamento dal punto di vista stilistico del romanzo, anche questa rappresentazione della Divina Commedia, questa produzione di Dante come romanzo, che credo possa essere anche dal punto di vista delle immagini vicino anche gli studenti. E poi credo una suggestione, una possibilità di percorso dal punto di vista didattico della commedia, tenendo conto degli aspetti naturali delle piante e degli alberi. Credo che questo ci serva tantissimo e ci aiuti anche, soprattutto giovani ma anche non giovani, a considerare la natura come un bene prezioso e non possiamo assolutamente distruggerlo. Quindi
Quindi questo per voi giovani dovreste gridarlo ai nostri politici e a tutti coloro che non hanno la sensibilità di porsi di fronte alla natura come bellezza e come prodotto divino. Bene, io prima di lasciare, grazie professore davvero, e vorrei un attimo illustrare molto velocemente il programma degli incontri culturali che la locandina è stata distribuita a tutti, e quindi quest'anno avremo diverse tematiche e partiremo dal marzo dantesco con approfondimenti, riflessioni a carattere letterario. Altro tema, la musica, il ruolo svolto dalle donne nella formazione, nella ricerca, nell'associazionismo, un ciclo di incontri sulle problematiche ambientali, infine il percorso sulla poesia che chiuderà la nostra attività. Non mancheranno incontri di formazione per docenti e per studenti. Continua la collaborazione con il Museo della Chiesa di Santa Margherita e con la collezione Salce. Infatti il prossimo incontro, il 26 ottobre, si svolgerà proprio presso il museo. E infine ricordo il concorso, il regolamento sarà diffuso nelle scuole e prego tutti, spero che tutti i ragazzi abbiano preso un po' una copia del regolamento e mi auguro che l'ufficio scolastico territoriale possa seguirlo. E prima comunque di lasciare lo spazio all'ascolto, sentite che i musicisti si stanno preparando, vorrei ringraziare il presidente emerito, professor Zappador, che oggi non ha potuto essere presente e che mi ha anche arrivato di portare il suo saluto a tutti voi. A lui vanno i nostri auguri di pronta guarigione e la nostra gratitudine per aver fondato e sponsorizzato il nostro periodico Dante sul Ponte, il periodico che voi avete, che vi è stato distribuito. Il mio sentito grazie agli articolisti, a tutti i relatori e coloro che hanno reso e renderanno possibile la realizzazione del nostro programma. Un grazie va alla vicepresidente, professoressa Chinaglia, che oggi ha coordinato sapientemente l'evento, alla segretaria del Comitato Aida Barbiero, che da anni ci accompagna nel nostro lavoro, al professor Giorgio De Conti, appassionato studioso dell'opera di Dante, e non solo, professor Fiolo, alla neo-socia Laura Tatto, a Paola Schiavone e componenti del Consiglio Direttivo, al signor Barbon, consulente di Banca Generali, il cui supporto per la realizzazione delle nostre iniziative è davvero prezioso. E infine alla libreria Canova, che mette a disposizione i suoi libri e che sponsorizzerà una parte del concorso. In fondo, approfitto per dirvi che in fondo ci sono i libri del professore a disposizione per chi volesse. E naturalmente grazie a tutti voi, a tutti coloro che ci seguono e che ci incoraggiano con la loro presenza. Grazie agli studenti, grazie ai docenti che hanno coinvolto gli studenti e ai dirigenti scolastici che ci permettono di entrare nelle loro scuole. Voce alla musica, e chiamerei i musicisti dell'Orchestra Giovanile Archi Ribelli degli istituti dell'Associazione Musicale.
maestri preparatori Deborah Giacomelli e Martina Baratella, dirige l'orchestra il maestro Deborah Giacomelli. Ma prima di dare voce ancora alla musica, alcune note biografiche sia del maestro Deborah Giacomelli sia del gruppo Archi Ribelli. Il maestro Deborah Giacomelli si è diplomata al Conservatorio di Castelfranco Veneto Steffani con il maestro Di Bartri, ha continuato il perfezionamento strumentale con i maestri Jody Levitz, Mendelssohn a Portogruaro, Farulli ai corsi alla Scuola di Musica di Fiesole e con il maestro Rossi a Rimini e Pavia. Ha ottenuto il diploma in alta formazione in orchestra sinfonica, frequentando i corsi AFOS a Parma e a Bologna. Dal 2001 ricopre il ruolo di prima viola all'Orchestra Camerata Strumentale di Prato. Ha suonato in numerose orchestre, tra cui la Scala, Orchestra Arturo Toscanini, Comunale di Bologna, Teatro di Trieste, Orchestra Regionale Toscana, Filarmonica della Scala, Orchestra Filarmonia Veneta. Ha l'abilitazione su tutti di primo e secondo livello. Dal 2005 insegna viola e violino alla Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2013 insegna violino su tutti e viola all'Associazione Francesco Manzato di Treviso. L'Orchestra Giovanile Archi Ribelli nasce 4 anni fa per volontà del maestro Giacomelli e Baratella, dei maestri Giacomelli e Baratella, al fine di offrire agli allievi l'occasione di suonare insieme e crescere musicalmente. È formata da ragazzi dai 10 ai 17 anni, allievi della Scuola Manzato, nelle classi di violino, viola, violoncello e percussione. L'entusiasmo e la costante dedizione di allievi insegnanti ha permesso di ottenere ottimi risultati. Infatti ad aprile 2023 vince il primo premio assoluto nella categoria B al concorso internazionale Città di Palmanova e il secondo premio al concorso musicale Città Pioppe di Sacco. Dall'orchestra quindi ascolteremo i seguenti brani musicali di Philipp Thälmann, concerto per archi in Do maggiore, primo tempo spiritoso, terzo tempo vivace, di Handel dall'opera Rinaldo, Lascia che io pianga, e di Jackie Spalladio, Allegretto. Buon ascolto. Thank you.
un omaggio a Piazzolla, vi dico, ma sicuramente lo conoscerete subito. Concludiamo ancora come abbiamo iniziato. Voi avete terminato, mi sembra? Sì? Come? Sì, potete andare. No, assolutamente no, anzi. Meravigliosi ragazzi e ragazze dell'associazione della Scuola Musicale Manzato, grazie per la vostra partecipazione. Grazie ai maestri, complimenti davvero. Non andate via, ci abbiamo tutti. E allora concludiamo come abbiamo iniziato, come stavo dicendo, ancora con il suono delicato, come diceva il professore prima, dell'arpa. Quindi aspettiamo un momentino che Melanie posizioni il suo strumento, che non è così piccino, e quindi ci vuole un po' di tempo, e poi ascolteremo
un brano di Pierre Chertok. Intanto passo la parola per le conclusioni alla Presidente. Sì, io intanto saluto il professor Casadei che ha un treno. E grazie davvero per essere stato qui con noi. E ringrazio molto tutti e ricordo che purtroppo dobbiamo annullare la relazione prevista per il 24 ottobre, invece il prossimo incontro è direttamente alla chiesa di Santa Margherita per visita alla mostra sulla medicina e la pubblicità. Per questo c'è bisogno proprio della prenotazione. Grazie a tutti voi, ma intanto non andate via perché ci sono le ultime note dell'ARPA. Grazie a Melanie e grazie a tutti voi, buona serata.